Sbloccata la cassa integrazione arretrata per i lavoratori Cantarelli, la storica azienda tessile aretina con sede a Terontola dichiarata fallita dal Tribunale di Arezzo. Si tratta di 6 mensilità rimaste incagliate che gli oltre 200 dipendenti attendevano. Si è concluso così dunque positivamente l'incontro di ieri al Ministero del Lavoro guidato da Luigi Di Maio. Presenti a Roma i sindacati, la curatella fallimentare e i funzionari del Dicastero. Adesso dunque l'erogazione dovrebbe avvenire in tempi brevi. Dal mese di luglio infatti i dipendenti la percepiranno per il periodo compreso fra lo scorso dicembre e il mese di maggio appena concluso. Intanto dopo il fallimento dell'azienda circa 120 su 218 dipendenti hanno scelto la via del licenziamento che consente così di rientrare nel mercato del lavoro con il sostegno dell'indennità di disoccupazione per un massimo di 2 anni. Il fallimento dell'azienda era stato dichiarato dal Tribunale di Arezzo lo scorso 16 maggio.